È morta Michela Murgia, la scrittrice. Era da tempo malata di cancro. Lei stessa, nei mesi scorsi, aveva rivelato di essere affetta da un carcinoma renale al quarto stadio. Aveva deciso di raccontare pubblicamente questi suoi ultimi mesi di vita, non solo attraverso i canali social, ma anche con l'ultimo libro, Tre ciotole, rituali per un anno di crisi, uscito proprio in questa primavera. Dopo aver annunciato il ritiro dagli incontri pubblici già a giugno, a metà luglio aveva sposato in articulo mortis l'attore, regista e musicista Lorenzo Terenzi. Michela Murgia è stata una delle scrittrici più influenti tra quelle emerse nella sua generazione. Aveva esordito nel 2006 con Il mondo deve sapere, un libro denuncia sul mondo dei call center nato proprio dalla sua esperienza personale di lavoratrice precaria. Poi, tra le sue opere successive, Futuro interiore, L'inferno è una buona memoria, Il saggio, Istruzioni per diventare fascisti, Noi siamo tempesta, Stai zitta, Go save the queer, Catechismo femminista e infine l'ultimo. Tre ciotole entrato subito in testa alle classifiche di vendita. Mondadori e anche la scrittrice Teresa Ciabatti in queste ultime ore hanno scritto un post su Twitter dicendo: Michela, amore, grazie per tutto.